Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con Napoli-Juventus, la live reaction. Sono qui in compagnia di papà. Ciao ragazzi, forza Juve. In compagnia di fratello Chedina. Ciao a tutti. Oggi ragazzi partita importante, anche se non è che valga chissà che, visto che ormai il campionato è archiviato. In Napoli praticamente stessa identica cosa, lotta per ritornare diciamo nelle posizioni europee. Mi raccomando, prima di partire con il video lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina che trovate vicino al tasto dell'iscrizione. Detto questo, non ci perdiamo le ulteriori chiacchiere e andiamo dentro con Napoli-Juventus. Incrociamo le dita, sempre forza Juve. Dai, è pur sempre un Napoli-Juve. Dai. L'altra parte ancora dentro, la Juve, palla per Vlahović. Vai, Vlahović. Vai. Palo. No! Uno! Ma che sfiga questa, che sfiga, che sfiga! Porca miseria, ce le mangiamo, eh! Mettila dentro, era bello, ma lo scavetto! Dai, lo scavetto ha anche fatto bene proprio sul palo! Questa è sfiga, porca di quella miseria! Dai ragazzi, però bisogna segnare, perché sennò poi porca puttana ce lo fanno loro! Proverà ad uscire, gli spazi sono... Porca miseria, Susan, mannaggia tua! Dai ragazzi, sì. dai, cattivi! Il cross con il destro in mezzo con no! Il... No! Per sì! Per 1-0 Napoli! Ha colpito ancora Skenia! Minuto primo palo! Dai, scendi anche te! Cioè, gliela diamo noi! Passaggio di testa nostro! Cioè, non è che ci se la passano loro, no, va, e la diamo noi di testa. Poi sul primo palo, Cesny, per carità non era brutto tiro, però sul primo palo. Devi stare più avanti. Sul primo palo. Sentiamo l'ovazione del Maradona. Forse nel nostro miglior momento lo fanno loro. Incredibile, ragazzi, incredibile. Però se non sfruttiamo le nostre occasioni, poi... prima o poi la legge del calcio, perché Cesny non è poi nulla, è vero che la devi anche Cambiaso, sì, è vero che lei la devi anche Cambiaso, e lui è quella sfiga perché non mette in difficoltà, è vero, ma ci voleva forse, è vero, però devi segnare, perché dai, le occasioni le abbiamo avute, le occasioni le abbiamo avute, porca puttana, e poi giustamente, guarda la prima cazzo occasione, è il primo tiro in porta che fanno, il primo tiro in porta, tac, la legge del calcio, te la buttano dentro, e mo siamo sotto, al 42esimo, proprio giusto appena prima della fine del primo tempo, per andare in spogliatoio sotto, bella merda, dai, ma vedi che abbiamo le occasioni, non le sfruttiamo, guarda un regalo, questo è un regalo, piazzala alla porta, Dusan, alla porta, Dusan, alla porta, porca puttana, questa qua è la terza, però le occasioni le abbiamo avute il primo tempo, non abbiamo sfruttata mezza, questa è una bella occasione per andare 1-1 a fine primo tempo. Ma porca miseria, grande occasione per la Juve, lo dice pure Marco, terza occasione ma terza volta che non segniamo, e Napoli sta ritrovando sicuramente di autonomia. Dai ragazzi, non ci fanno dei regali ogni tanto, bisogna essere precisi lì davanti, non abbiamo sfruttato un'occasione di quelle che abbiamo avuto, e poi alla fine giustamente sono in vantaggio loro. Finisce il primo tempo 1-0 Napoli, ragazzi, finisce 1-0 il primo tempo, segniamo, porca puttana, sono in vantaggio loro con un tiro in porta. Quindi alla fine tanti tiri, ma se non sfrutti, entriamo nel secondo tempo con la testa. Palla su Chiesa. Bravo, bene, dai! Politano. Occhio a Chiesa. Bella. Tocco dentro. Bella, c'era. Controllo, poi lo Lobotka, decisivo, pallo Catania. Lo cambia! Ma dai! Uomo, oggi ce ne stiamo mangiando, ma manco fossimo, porca puttana, è una sfida di cibo. Miretti. Ma c'era stata già l'occasione precedente. Ma non è possibile, oggi. Oh. Questo è quello di cui parlavamo. Ma non è possibile oggi, ma cazzo stiamo creando occasioni come... Ma non lo so, come non mai. Questo intervento di Alcaraz su... devi tenerla bassa, Andreino, Cambiasino. La parte di Allegri, che mastica, ma... Sì. Dai, persistere ragazzi, però non è che puoi neanche avere 15 occasioni e poi buttarle dentro una volta, Può andare Chiesa, della sua nuova posizione da esterno alto.
evita Kvaratskhelia, va a servire Alcaraz, ancora Chiesa, 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 conclusione! Dalla sua posizione questo scambio, un po' di libertà perché Zielinski forse gran gol questo, bella palla incrociata, bravo, bravo, bella bassa e non si prenderla, bella bassa e non si prenderla. Sta partita a cazzo, se fossimo stati 3-1 non avremmo fatto nulla, perché almeno 5 occasioni clamorose abbiamo avuto, clamorose. E non è finita qui, non è finita, Alla messa dentro a cercare Osimhen, colpetto Osimhen, prova a tenerla viva, combatte in mezzo a tre. Attenzione però. Attenzione, questo è il contatto con Nonce. Questo qua è fallo del rigore. Questo qua è fallo del rigore. È rigore netto. Questo qua è rigore netto. Noi dobbiamo sempre mandare a culo tutto. Purtroppo non c'è neanche da discutere e l'abbiamo buttata nel cesso in un modo incredibile, non abbiamo buttato una volta la palla dentro, la buttiamo dentro e regaliamo il rigore. Spalla alla porta, veramente che ingenuità, cazzo, e spalla alla porta, cosa vai lì così, siete in tre a coprirlo, cosa cazzo vuoi che faccia a spalla alla porta, cosa deve fare spalla alla porta, che senso c'ha? 87-10 Szczęsny, provaci. Sulla, alla nostra sinistra. Parte Osimhen col destro, Szczęsny! Poi la deviazione! Arriva 2-1 da Spadori! È arrivato di... Ma dove cazzo eravate a difendere? Ma erano in 5, dai! Mamma mia, azzurre! Noi dove cazzo eravamo? Aspetta, vediamo dove era Spadori il momento. Sì, ma noi... Ma dove eravamo i nostri? Dove erano i nostri? Ma dov'è? Ma dove erano i nostri? Che erano 5 maglie azzurre! Che sia tutto a posto. Ma come, noi stiamo aspettando cosa? Degli altri di gara, lo para e lì non ci sei, lo para e poi lì non ci sei sulla ribattuta. Io vorrei vedere se mi dessero un'immagine. Sono partiti, guarda, hai ragione. Proporre dall'altra parte Osimhen alla caccia del pallone, altra deviazione, Mili, poi Locatelli, Murato, Ildiz con Mancino. Non ci posso credere, questa partita è un sogno, ci siamo mangiati l'impossibile, gliela abbiamo regalata, non sanno neanche loro come cazzo l'hanno fatta a vincere, non lo sanno neanche loro, vanno a casa oggi tutti i giocatori del Napoli, vanno a casa dalla moglie e dicono, ma come cazzo abbiamo fatto a vincere questa partita, non sappiamo neanche noi, e noi andiamo a casa e diciamo, ma pensa quanto cazzo siamo deficienti e abbiamo buttato a casa, abbiamo buttato questa partita. Questa è la realtà. Bandierina da parte di Ildiz, finisce qui. Finisce con la vittoria 2-1 per il Napoli. Non dico nulla perché abbiamo perso una partita in un modo che ho detto già tutto. Una partita folle, follia pura sta partita. Questa è la dimostrazione che tante volte crei, ma poi alla fine se non la butti dentro, non vinci. Conta ben poco, eh. Ciao ragazzi.